Buon pomeriggio, ben trovato al sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Appuntamento con il comune di Pellezzano, focus sul comune di Pellezzano. Partiamo subito, sindaco, da quello che è il tema che insomma sta a cuore alla maggior parte dei cittadini in questo momento, la vicenda Covid, un aggiornamento su quelli che sono i dati, i numeri, i contagiati e anche i guariti all'interno del comune di Pellezzano. Sì, allora attualmente sono guariti all'incirca 89 cittadini che sono risultati positivi durante questa seconda ondata ondata di Covid-19. I positivi a ieri sera ne abbiamo avuti due nuovi positivi e attualmente di positivi attuali ne abbiamo 143. Nella tarda serata ci saranno anche i dati ufficiali dei tamponi effettuati nella giornata di ieri e poi nella giornata di sabato, come ho fatto già la settimana scorsa, pubblicheremo quanti tamponi sono stati effettuati ai cittadini residenti a Pellezzano totali, quando sono risultati positivi in questa settimana e quanti sono i risultati negativi in questa settimana. Logicamente c'è un calo di contagio, quindi le misure di contenimento adottate sia a livello regionale che a livello governativo stanno dando i propri risultati. Invito i cittadini a porre sempre la massima attenzione, ancora di non abbassare la guardia, soprattutto con l'avvicinarsi delle festività natalizie. Capisco che quest'anno viviamo un entusiasmo e un Natale con un clima completamente diverso, però di fare sempre la massima attenzione a quelle che possono essere, diciamo, i momenti di assembramento e soprattutto, ecco, salvaguardare sempre un po' la salute di tutti. In quest'ottica, logicamente, noi abbiamo anche sospeso le attività didattiche in presenza fino al 6, compreso il 7 praticamente di dicembre. Nel fine settimana ci riserviamo di fare un'ulteriore valutazione se dal 9 di dicembre ripartiamo con l'attività in presenza almeno per le scuole primarie, cosa che però diciamo che al momento ci andrei ancora con i piedi di piombo, soprattutto per vedere se c'è un reale calo praticamente della curva epidemiologica sul territorio. Valutazione che cercheremo di fare anche insieme agli altri sindaci della Valle dell'Irno, così come è avvenuto per questo provvedimento. È stata fatta una call con tutti i sindaci della Valle dell'Irno e abbiamo adottato tutto un unico provvedimento. Su questo penso che ci sarà ancora un confronto tra amministratori locali per poter prendere una decisione per la settimana prossima, subito dopo il Ponte dell'Immacolata, e capire quali possono essere praticamente anche gli scenari per la didattica in presenza, che attualmente è solo per i diversamente abili. Allora, Sindaco, velocemente, abbiamo qualche domanda prima di toccare un altro tema. Il signor Capozzoli, insomma, da domenica zona arancione, dipende un po' dal governo. E poi c'è questa domanda, perché oggi il cimitero è chiuso? Oggi il cimitero è chiuso perché c'è un'allerta meteo arancione, quindi nella mattinata di stamattina praticamente abbiamo voluto, cioè come è previsto dalle allerte meteo, praticamente tenere un attimino praticamente il cimitero chiuso, soprattutto perché c'era vento forte e all'interno del cimitero può essere rischioso e pericoloso. Allora, parliamo un po' dei bonus spesa, perché penso che da qui a qualche giorno avvierai la procedura per l'assegnazione così come fatto ad aprile. Innanzitutto la somma è la stessa, no? Avete avuto gli stessi La fondi? somma è la stessa praticamente che è stata data dopo il lockdown di marzo, quindi di 87.000 euro all'incirca per quanto riguarda l'assegnazione dei buoni spese. Domani mattina di urgenza abbiamo convocato congiuntamente le commissioni politiche sociali e trasparenza in maniera congiunta alle 9 domani mattina, insieme ai gruppi anche di opposizione. Faremo una valutazione sul bando che è stato predisposto dall'ufficio politiche sociali e credo che nella mattinata di lunedì 7 di dicembre pubblicheremo l'avviso pubblico per poter accedere di nuovo ai buoni spesa. Quindi stiamo lavorando in queste ore proprio ad accelerare affinché prima del periodo natalizio oppure tra Natale e Capodanno di assegnare i buoni spese che ci sono stati dati e che l'amministrazione comunale ha riportato nella salvaguardia di bilancio che è stata approvata lo scorso 30 novembre in Consiglio Comunale. Quindi allora, dal 7 non prima, ricordiamolo, perché No. immagino che tanti aspettano. Quindi ci Quindi. sarà comunque un avviso pubblico, ne sarà data informazione attraverso i social network, attraverso una pubblica affissione, attraverso il sito istituzionale del comune, l'app del comune. Daremo avviso quando sarà pubblicato il bando con tutti i requisiti minimi essenziali per poter accedere ai buoni spesa.
Bene, allora, il signor Galdi ti ringrazia per la risposta sulla chiusura del cimitero, noi lo ringraziamo perché ci segue. Politiche sociali. Allora, nonostante il Covid, nonostante le scuole chiuse con la didattica ovviamente a distanza, hai trovato il tempo per dare nuovo impulso all'attività delle politiche sociali del Comune. Sì, per quanto riguarda le scuole soprattutto, noi abbiamo previsto due interventi molto importanti, uno di circa 30.000 euro dove andremo ad installare da qui a breve all'interno di tutte le aule dell'Istituto Comprensivo di Pellezzano, dove è prevista la didattica in presenza per il futuro, dei sanificatori riconosciuti dal Ministero della Sanità che vanno a sanificare l'aria all'interno degli edifici scolastici con un rilevatore anche dell'aria dove dà l'allarme eventualmente l'aria diventa troppo pesante oppure può essere contaminata. Un'altra iniziativa che abbiamo portato avanti in queste ore, a parte ieri abbiamo provveduto alla consegna anche di di pasti caldi che ci sono stati offerti dalla cucina dell'IKEA di Baronissi, abbiamo provveduto a distribuirli ad alcuni nuclei familiari particolarmente indigenti, quindi ringraziamento anche all'IKEA, è stato un piccolo gesto, nulla di importante, però anche queste piccole cose in questo momento sono fondamentali. Per quanto riguarda ancora le politiche sociali, invece abbiamo potenziato il servizio per addetti alla comunicazione, soprattutto per i ragazzi diversamente abili. Sin dall'insediamento dell'amministrazione comunale noi abbiamo previsto gli addetti alla comunicazione, così come previsto per legge all'interno degli istituti comprensivi per i ragazzi diversamente abili. Quest'anno abbiamo voluto potenziare sia in termini di presenza che in termini di personale gli addetti alla comunicazione. I genitori si sono detti molto contenti, infatti hanno autorizzato anche la pubblicazione delle foto dei propri figlioli attraverso, diciamo, quelle che possono essere le attività praticamente didattiche in presenza per i ragazzi diversamente abili, cercando di mantenere sempre alta l'attenzione, soprattutto per le distanze di sicurezza, però i ragazzi stanno rispondendo bene, soprattutto nelle attività didattica scolastica. Allora, chiudiamo con un tema che riguarda l'attualità. Il tempo non è dei migliori, anche se dà un leggero miglioramento per le prossime ore. È la settimana decisiva per l'affidamento dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico. So che è un lavoro al quale tu tieni tanto, è un lavoro anche, insomma, cospicuo, importante in termini di valore. È un lavoro abbastanza importante, ma soprattutto corposo, che ha interessato l'attività dell'amministrazione comunale in questo anno. Noi abbiamo beneficiato di un contributo di 2,5 milioni da parte del Ministero degli Interni per quanto riguarda il rischio idrogeologico e abbiamo presentato 4 progetti di messa in sicurezza. Il costone che franò qualche mese fa, l'anno scorso, di Coperchio in via Vittorio Emanuele, abbiamo messo il vallone di Cologna e la messa in sicurezza del vallone Sgarruposo in Capriglia e il vallone di Capezzano. Per questi primi tre interventi, il costone di Coperchia, Cologna e Capriglia, in questa settimana e tra la settimana prossima si chiudono i termini per la partecipazione alle gare d'appalto e quindi nel 31 dicembre faremo l'inizio lavori di 3 finanziamenti fondamentali, ma soprattutto di messa in sicurezza del nostro territorio. Per Capezzano a breve sarà pubblicata la gara, siamo in attesa dei pareri da parte dell'autorità di bacino e del genio civile, come ci giungeranno anche praticamente i pareri sul progetto a cui hanno lavorato i progettisti in questi mesi, gli uffici comunali che ringrazio per l'occasione, faremo l'inizio lavori anche per quanto riguarda la messa in sicurezza del vallone di Capezzano, che è un intervento molto atteso da parte dei cittadini. Quindi è stato, diciamo, un lavoro che abbiamo portato avanti durante la fase del lockdown di marzo, ci abbiamo lavorato in questi mesi ulteriormente nonostante abbiamo avviato numerosi cantieri sul territorio e ultimato altre procedure di gare che stiamo portando avanti, ma come dimostrato in queste ore, dove con un'allerta meteo arancione logicamente il territorio ne può risentire, di primaria importanza, anche se non strappa l'applauso subito, da parte della cittadinanza fare interventi di messa in sicurezza sul territorio, soprattutto per il rischio idrogeologico. Ricordo che Pellezzano è un territorio particolarmente sensibile soprattutto per il rischio idrogeologico. Allora, chiudiamo e ritorniamo su un tema, perché so che saranno giorni caldi. Allora, torniamo sul discorso dei bonus alimentari. Ricordiamo ancora una volta che le procedure partono, ricorda anzi sindaco, che le procedure partono il 7
cioè quindi prima del 7 è inutile telefonare, è inutile soprattutto recarsi di persona al comune, anzi diciamo che è fortemente sconsigliato. Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico, si può accedere al comune solo ed esclusivamente su appuntamento, oppure per quanto riguardano soprattutto i casi positivi Covid e che vivono la quarantena, di potersi rivolgere direttamente alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, ma in più come politiche sociali abbiamo attivato anche uno sportello di supporto psicologico ma anche di assistenza. Servizi tutte e tre che sono a disposizione della collettività per la consegna sia degli igiene alimentare ma anche per quanto riguardano i farmaci, beni di prima necessità, ma abbiamo consegnato e stiamo consegnando anche in queste ore anche il saturimetro all'interno dei nuclei familiari dove ci sono casi di positività che ne fanno richieste allorquanto ne hanno bisogno. In più è stata attivata una mail emergenza@comune.pellezzano.sa.it che viene pubblicizzata tutte le sere, dove i cittadini che fanno i tamponi presso i centri privati ce lo possono comunicare tempestivamente, ma ormai grazie a un lavoro sinergico che ha svolto il comando di polizia municipale con l'ASL competente siamo riusciti ad allineare tutti i dati che erano diciamo un po' traballanti nella prima fase tra i tamponi che vengono effettuati nei centri privati e i tamponi che vengono effettuati direttamente dall'ASL. Quindi grazie soprattutto ai cittadini per la grande pazienza che stanno avendo, stanno rispettando secondo me egregiamente le disposizioni sia governative che regionali. Non registro numerosi praticamente deroghe anche sul territorio oppure cittadini che cercano di fare i furbetti tra virgolette per quanto riguardano le regole imposte, ma penso che i risultati anche del calo della curva epidemiologica possono dare merito soprattutto ai cittadini, non tanto a noi che siamo qui semplicemente per far rispettare quelle che sono un po' le direttive, ma anche diciamo per rappresentare coloro che ci hanno eletti. Viva la sincerità. Eh sì, viva la sincerità. Allora, io ti ringrazio, Sindaco. Nel frattempo c'è anche Roberto Fiorillo che ti saluta. Ricordiamo che questo diventa un appuntamento istituzionale, chiamiamolo anche fisso. Ci vedremo ogni settimana per questo punto della situazione, in diretta con i cittadini sulla pagina istituzionale del Comune e non solo. Quindi la prossima settimana daremo il giorno, l'orario sarà più o meno sempre questo, in modo tale che chi avrà delle domande da fare e magari vuol sentire la risposta in diretta può farlo tranquillamente. Grazie ancora, appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.